Auguri di buona Pasqua. Il vlog inizia così con Brian che c'è il Signuzzo e zompato dal suo letto al mio per darmi gli auguri. Adesso ci prepariamo, prepariamo. A volte mi sento il boss delle cerimonie come parlo. Parlo dopo. Zombie apocalypse. Dicevo, ci prepariamo per andare a messa per prendere l'acqua santa perché papà deve benedire la casa, lui e il cibo che mangiamo. Vado a chiesto un bacio, vieni. Auguri. E poi dobbiamo andare, ci organizziamo per domani perché andiamo al campeggio. La Pasquetta la passiamo lì. Di buona Pasqua, io sto ancora dormendo da... Brunella e Maria sta... Io non riesco... Ma non si può girare la fotocamera mentre si vloggano? Eccola la Maria. Vabbè, ve l'ho fatta vedere di culo. Vabbè, noi andiamo in giro. Sembra che ci siano ancora le giostre. Mi sta chiamando Alessia, quindi voglio vedere dove sta. Un attimo e mo vengo. Seduta sul mio trono, continuo il vlog anche perché per strada, come al solito, mi sono dimenticata di vloggare. Ho portato Brian ai gonfiabili, abbiamo preso l'acqua santa, la messa, siamo andati al bar, cioè dopo sono venuta qui per prendere Brian, per portarlo ai gonfiabili, siamo andati a fare l'aperitivo. Io se riesco a postare la foto che è uno screen di un video che io avrei voluto tanto mettere qua, però poi ho deciso di prendere uno screen e firma immagine di quel video e di condividerlo su Instagram. Se riesco ad offuscare la foto anche dall'applicazione per montare i video, ve la metto anche qua, perché era un piccolo video dove io non lo so, mi aveva preso così. Brian a mamma, facciamo gli auguri ai nostri follower. Fotte cacchio che insomma la gente veda il viso di mio figlio. Parlo ovviamente non dei miei follower che vogliono bene a Brian, ma di quelli haters che poi usano qualsiasi cosa per farmi male. Comunque io faccio Brian, dai gli auguri ai nostri follower a mamma. E Brian mi guarda, manda il bacio e fa auguri. Ha detto auguri, non ha detto con la G, però Brian auguri, l'ultima volta l'ha detto che c'aveva un anno alla festa del suo primo compleanno, poi non l'ha pronunciato più per il motivo che già sapete, per i nuovi che si stanno approcciando al mio canale. Brian verso un anno e mezzo è iniziato a manifestarsi l'autismo, solo che io pensavo fosse molto grave, alla fine la... Come dire, la diagnosi è stata di lieve spettro dell'autismo, ma comunque questo spettro dell'autismo aveva bloccato Brian in tutti i sensi, anche nel parlare. Adesso invece è bloccato solo nel parlare. In questi giorni sta avendo sti progressi con la parola ed è una delle tante cose, una delle prime cose che vi rendono felici in questo periodo, perché ce ne sono un sacco di cose di cui vorrei parlarvi. Intanto spengo la telecamera perché mi chiamano di là, ecco, ma mi sta chiamando proprio Brian. Io non ce la faccio più, non finirò mai questo vlog. Comunque, e volevo condividere questo mio progresso specialmente con i follower, perché credetemi, non si palesano mai sotto le live perché hanno paura che i miei haters, oltre a prendere in giro Brian, possa prendere in giro anche i loro figli. Non succederà mai perché vi difenderò con tutta me stessa come difendo Brian. Quindi statevene proprio tranquilli, tranquilli. Però un sacco di persone, ecco, della nostra community hanno i bambini autistici come Brian, che insomma vorrebbero conforto, ma io, come vi ho sempre detto, non riesco a parlarne molto di questo autismo di Brian. Oramai non perché non voglio che si venga preso di mira, perché ricordo ai nuovi arrivati che le persone mi hanno costretta a dire che mio figlio fosse autistico, non che io lo usi per fare visual. Io non lo volevo manco dire sul canale, o almeno quando ho dovuto ammetterlo, non ero proprio nelle condizioni di volerlo fare.
Avrei voluto farlo più avanti, ecco. Magari in questo periodo qua che Brian stava avendo progressi, non nel periodo in cui Brian era in una fase critica. Poi parlano di bullismo, se. Comunque, niente, volevo condividere sta cosa, con i follower che, hanno a che fare con l'autismo. Però poi mia sorella mi ha fatto ragionare e ha detto no, questo video non può andare a finire sul tuo canale. Fai uno screen di questa cosa e condividilo con i tuoi follower. Fatti una foto, l'ho messa già su Instagram per darvi gli auguri. Però ecco, sappiate che quel fermo immagine era il prima che Brian vi desse gli auguri. E vi ripeto, Brian, auguri non lo diceva da una vita, sono 3 anni, 3 anni e mezzo. Quindi avrei voluto dedicarvi questo piccolo progresso anche a voi, non solo follower che hanno a che fare con l'autismo, anche i follower che semplicemente si sono affezionati a Brian, perché voi lo meritate, ma gli haters no, quindi non ho potuto farlo. Però sappiate che quello screen che metterò dopo di qua, se non ci riesco a metterlo qua, lo trovate su Instagram con gli auguri, la regina bastarda. Il mio profilo Instagram, così mi trovate, e volevo che sapeste di questa cosa, ecco. Che cosa era quella foto degli auguri? Brian vi ha dato gli auguri, vi adora, ora vai, fa un passo avanti al giorno. Prima sembra una stronzata per voi, dire Brian vi saluta, prima Brian non si rendeva conto nemmeno di voi se usciva in video. Adesso invece vede la gente sotto che scrive, si emoziona perché capisce che quelle persone stanno parlando con lui, o almeno che comunque stanno parlando con la mamma. Questi sono i progressi di Brian, che io, che magari un sacco di mamme danno per scontato quando i figli fanno qualcosa, no? Invece per me è tutto oro colato. E fotte sega di quello che dicono gli haters. Un bacio, a dopo. Vi ricorderò di vloggare, tranquilli, anche perché domani farò un altro vlog. Se non si sa cosa facciamo domani, perché dovevamo andare a campeggio, ma hanno aggiornato il meteo e sembra proprio che domani dalle 2 in poi ci saranno temporali. Se è così, io al mare non ci posso andare, perché anche se c'ho la casetta, però la casetta non è pronta per ospitarci, cioè tipo prima dovremmo pulirla. E se piove come facciamo? Ecco, forse probabilmente la mattinata la passeremo fuori e a casa con gli amici, perché mio padre e mia madre se ne andranno con gli amici. Ovviamente loro non hanno bimbi piccoli, possono fare quello che vogliono. Io invece con Brian non posso stare ecco, all'aperto quando piove, che ci vado a fare. Quindi magari, come ho detto prima, passeremo la mattinata fuori, poi con gli amici passeremo la Pasquetta a casa mia, cucinerò io, inventerò qualcosa. Comunque, a dopo, vi bacio, alla prossima clip. Brian è molto interessato all'accoppiamento di piccioni. Tanto oi. vai a continuare, Lo devo fare. continua a fare quello che stavi facendo prima. Ho detto cosa usa un ratto dopo che ha fatto la barba. Cosa usa, Grazia? Dimmi. Il topo barba. No! Antonio? Antonio, prima cosa hai fatto a quella ragazza bellissima che è passata? Cosa le hai detto? Ho detto che la facciamo. No, in napoletano lo devi dire. Urlando, come l'hai detto prima. Bellissima! Ti faccio camminare come il dottor House! Indovinate perché. A cosa mi paragona? A Peppa Pig. Guardate, guardate! Allora,
praticamente il mio amico Paoletto diceva, questo è Brian sulle giostre, Pablo Escobar, scusatemi, ha detto che sembra la giuria di Tusik e Vales. Lui è Rudy Zerbi, visto la mancanza di capelli. Questo è Jerry Scotti, visto, perché la visto, mancanza della pancia. Visto la stazza, e lei è Maria De Filippi. Gli amici Maria De Filippi. Apro la bocca. E quello è Brian. Come al solito in tutti i miei vlog c'è un salto temporale di parecchio. Dopo le giostre siamo andati a McDonald's, poi siamo corsi a casa perché Brian non mangia McDonald's, ha mangiato lui, siamo stati qua, abbiamo guardato un film e adesso stiamo mettendoci a dormire, perché dopo vorrei fare una live, quindi faccio presto presto, così bloggo un altro pochino, chiudo il blog, lo edito e lo metto online. Quando i vlog finiscono nel buio è perché ho fatto tardi ad editarlo e sto a letto cercando di addormentare Brian. Siccome questo video lo mando subito online, quindi fra 7-8 minuti lo vedrete, sappiate che sono ancora intenzionata a fare la live dove apro il mio uovo di Pasqua. Così da chiacchierare un po', ci diamo gli auguri, però devo aspettare che Brian si addormenti. Alla prossima, ciao!